Allora, sapete tutti che sabato scorso ci siamo trovati in via San Vincenzo per diffondere una prospettiva un po' diversa sull'immigrazione alla cittadinanza, una prospettiva che potesse staccarsi dalla propaganda sia del centrodestra sia del centrosinistra e andare alla radice del problema. La radice del problema che secondo noi è appunto quello che è il divario alla fine di forza fra sud e nord del mondo sostanzialmente, e che si traduce in quella che è una vera e propria dittatura globale degli Stati Uniti e varie corporation, poi degli stati succubi degli Stati Uniti o alleati degli Stati Uniti come Francia, Inghilterra, Belgio, e che si traduce quindi in un saccheggio sistematico delle risorse di altri continenti a vantaggio di un'elite locale corrotta e dei padroni degli Stati Uniti o dell'Occidente. Questo porta a catastrofi umanitarie, si può dire, porta a tragedie come quella che è stata di Crotone pochi giorni fa, ma porta soprattutto alla radice di queste tragedie, che è l'assenza totale di possibilità di autodeterminazione, di sovranità e di indipendenza per le nazioni africane piuttosto che sudamericane, piuttosto che asiatiche. E abbiamo qui a parlare appunto Daniel, che ha scritto appunto di origine eritrea, se non sbaglio analista, commentatore geopolitico, analista, persona informata sui fatti, che viene appunto a presentare il libro che ha scritto, Inferno e Immigrazione, sul tema. Bene, ok, grazie Leonardo, intanto ringrazio l'associazione di avermi invitato in questa vostra bellissima città che non avevo mai visto finora, pure 27 anni in Italia, insomma avrei potuto anche visitare, no? Invece non è capitato. E quindi sono grato all'associazione per avermi invitato questa sera. Prima di iniziare a raccontarvi il libro, vorrei fare una dovuta premessa, quella lo devo fare ogni volta perché, giusto per farvi capire chi avete davanti. Io sono un cittadino eritreo, quindi in tutti questi anni non ho mai potuto votare, né mi sono schierato a destra e a sinistra, non ho nessuna preferenza a livello di partito, non appoggio nessuno, e quindi questo lo devo premettere perché per evitare strumentalizzazioni, perché poi quello che mi succede, e non succede solo a me, a molti immigrati, quando parlano della questione di immigrazione, c'è la tendenza ad essere strumentalizzati a destra e a sinistra, in base all'occasione. Quindi questa è una cosa che detesto, per evitare proprio di essere strumentalizzato, devo sempre fare questa premessa, perché le idee sono le mie, che possano piacere o meno, comunque sono le mie, non sono né di destra né di sinistra, ma un semplice immigrato che vive in Italia da tanti anni e che ha fatto una certa esperienza in materia. Sono arrivato nel 95 in aereo. All'epoca inseguivo un amore, quindi sono arrivato in Italia, ho vissuto tanti anni, poi le cose sono andate un po' diversamente da quelle per cui ero venuto, e lo stesso sono rimasto, e non ho mai commesso nessun reato, quindi ho una famiglia penale pulitissima, e ho vissuto gli sviluppi di questa immigrazione, perché dal 95, insomma 10 anni dopo, verso il 2005 sono arrivati i primi barconi. Prima di quell'anno non c'era mai stato nessun barcone, o magari qualche barchetta potrebbe essere sfuggita, no, all'attenzione mediatica, ma come siamo abituati noi a vederla l'immigrazione, quella di tutti i giorni, che vediamo gli sbarchi, che parlano i morti, quella è un fenomeno
relativamente nuovo, risale insomma a una decina di anni. E all'inizio guardavamo con sospetto la cosa, perché sembrava strana. Io frequento tantissime comunità, tantissimi stranieri immigrati, e tutti che comunque fino a quel momento che erano arrivati regolarmente in aereo si chiedevano ma che cosa sta succedendo, era nuova anche per noi, un fenomeno che nessuno riusciva a capire. Poi ogni anno, ogni giorno le cose sono andate peggio, fino al 2013 che è successa quella terribile tragedia di Lampedusa del 3 ottobre, che è la madre di tutte le tragedie, perché almeno per come è stata, per come sono avvenuti i fatti. E da allora la mia attenzione, io ho fatto teatro, ho fatto altri lavori, non avrei mai pensato di finire in questo tunnel da cui poi è un po' difficile anche uscire. E quindi veniva da tutto un altro mondo, improvvisamente ci siamo ritrovati in questa tragedia, poi quella mi ha toccato profondamente, perché a parte qualcuno che conoscevo, ma la maggior parte erano dei miei concittadini, e quindi ho iniziato da quel momento a seguire, a interessarmi strettamente del fenomeno, a studiarlo, e da allora non ho più avuto una sola notte tranquilla, serena. Ho speso tutte le notti di questi ultimi 9 anni a cercare, a studiare il fenomeno, a capire perché sono andate le cose in quella drammatica maniera. L'ultima, come avete potuto vedere, è la tragedia che è capitata a Cutro, e per certi versi, per come poi le cose si stanno sviluppando, mi ha ricordato la tragedia di Lampedusa. E adesso, quindi, per spiegare anche la situazione questa di oggi, e che ce ne saranno anche tante altre che verranno, perché queste sembrano, purtroppo dovremmo abituarci a queste due tragedie, perché così pare sia stato tutto impostato. Ogni tanto ci devono essere queste tragedie, tanto chi a pagare le, no, caramente sono i poveri migranti. Quindi, ma tornando al discorso di Lampedusa, per come è capitata la situazione, che poi rileggendo oggi, venivo qui e leggevo un po' di giornali, mi faceva tornare sempre Lampedusa, questa situazione di oggi. Anche lì arrivano su questo barcone a 800 metri quasi vicino alla costa, e si ferma questo barcone. Poi ci sono delle strane situazioni, due navi, una si ferma un po' lontana con dei fari, illumina la scena, quindi vedono nettamente questo barcone stracarico di gente fermo. L'altra nave fa il circumnavigare la barca, il barcone, e questi ragazzi erano contenti, erano felici perché sono arrivati i salvatori. Già iniziano a festeggiare, no? A pensare al futuro, adesso ci salvano, anche mentalmente, si congratulavano l'un l'altro perché sono arrivati i salvatori. E l'errore, che poi invece non sarà così, perché queste navi se ne vanno, tornano in porto, quindi questi rimangono al buio totale, perché fino a quando c'hai i fari addosso almeno vedi tutto e ti sembra, no, tutto diverso. Invece improvvisamente vanno via queste due navi e questi rimangono al buio, e lì per lì dicono vabbè, noi aspettiamo, adesso sono andati e torneranno con altri che ci salveranno, quindi
l'entusiasmo e l'ottimismo continuò per un po' di tempo, poi hanno capito che non succedeva niente, era tutto silenzio, buio, non succedeva niente. Cosa fa lo scafista, che è un somalo? Prende uno straccio, si fa dare uno straccio, e dice, vabbè, richiamiamo l'attenzione, forse non ci hanno visto di bene, e con un po' di gasolio che aveva lì lo accende, solo che appena lo accende questo straccio, prende fuoco la mano, si spaventa e lascia tutto lo straccio, lo lascia lì, e ovviamente si prende fuoco. Le persone che erano lì vicino si spaventano e si spostano tutti da un lato per sfuggire al divampare del fuoco, e con questo rovesciamento, con questo sbilanciano, guardate bene che la metà sono fuori, gli altri sono sotto, perché che lo chiamano under, vuol dire sotto, lo chiamano tutti under in inglese, e sono lì che non sanno, che non vedono niente, perché sono quelli che hanno pagato meno rispetto agli altri, quindi si spostano, il barcone fa così e si rovescia. Quelli che verranno salvati sono quelli che sono finiti subito in acqua, quelli che verranno salvati dopo. Gli altri neanche si sono accorti, perché poi per uscire c'è una cosa piccola, delle scalinette piccole che devi aprire, ma se stanno sopra delle persone in piedi non riesci nemmeno ad aprire, quelli di loro si scoprirà soltanto che saranno morti tutti, gli sommozzatori li recupereranno una settimana dopo la tragedia. Gli altri, qualcuno ovviamente è morto, la metà sono morti, e 150 vengono recuperati, salvati. Che cosa è successo? Che casualmente c'è questo Algamaro, un peschereccio, che era andato al largo per una serata di tranquillità, 8 persone, stavano tornando, hanno sentito questo vociare nel buio. Poi quando hanno messo delle lampade, hanno visto, erano tutti nel lampo che cercavano di sopravvivere. E quindi si sono dati da fare subito, almeno 47 persone sono riuscite a toglierle, no? A strapparle dalla morte. E subito hanno allertato la capitaneria di porto. Hanno chiamato, ci sono delle loro telefonate online, si sentono, e chiamano. Il soccorso della guardia costiera arriva un'ora dopo. E sono 800 metri, in 10 minuti sarebbero potuti arrivare lì, ma ci hanno messo un'ora dopo. Questo è un mistero che non si capisce per quale motivo abbiano ritardato. Adesso si parla, no, adesso tra il governo, Frontex, si stanno palleggiando questa responsabilità, no? Questo si parla così di Frontex che accusa lo Stato che deve prendere, che deve soccorrere quelli che non ci avete dato l'allarme, non ci avete chiamati, quindi si stanno un po' come si dice, rimbalzando la responsabilità. Anche lì è successa la stessa cosa, sono stati chiamati, ci hanno messo un'ora, avrebbero potuto salvare, non dico tutti, ma almeno quelli che stavano lì in superficie, buona parte di essi. Invece arrivano tardi, e quando arrivano non si mettono nemmeno la finanza, come si chiama, la guardia di finanza, non è che si mettono si sono messi a filmare, almeno secondo queste persone che hanno raccontato, chi sono stati a salvare, altri loro amici che avevano dei pescherecci che arrivano e salvano, quindi alla fine sono riusciti a salvarne 150, ma le istituzioni italiane non hanno salvato nemmeno uno. Poi sulla nave, le due navi che sono state, che hanno visto la situazione molto prima, come Frontex che ha visto adesso con il suo elicottero, ha visto la nave ancora prima che arrivasse vicino alle coste, l'hanno già visto e hanno mandato i segnali. Anche lì, quelli che hanno visto quelle due navi sono tornate indietro, poi
non è stata mai aperta un'indagine, nessuna indagine su queste due navi. Sì, hanno indagato un peschereccio che ha visto, se n'è andato, poi hanno pure condannati 6 persone dell'equipaggio, compreso il comandante. Ma quelle navi che tutti i sopravvissuti hanno descritto, delle navi con del radar, che poi hanno riconosciuto qualche giorno dopo al porto, come una delle guardie della finanza, una delle navi di guardia della finanza, l'hanno riconosciuta, però non è stata mai aperta un'indagine. Una nave fantasma, quindi le responsabilità non sono mai emerse di chi ha visto, poteva salvare ancora prima del fuoco acceso del somalo. È finita così. L'unica cosa che hanno fatto, hanno condannato lo scafista, il somalo, a 30 anni di prigione. Allora, anche adesso ho visto il tweet che ha fatto Salvini, e parlano sempre di scafisti. C'è la differenza tra trafficante e scafista. Allora, io non voglio insegnare, ovviamente l'italiano non è la mia lingua madre, quindi non posso insegnare l'italiano a un italiano, sarei ridicolo. Però, controllando in base a un minimo di logica, lo scafista sulla enciclopedia Trecani dice è quello che trasporta immigrati clandestini servendosi di motoscafi e vari altri generi di imbarcazioni a motore. È quello che guida. Di solito è un immigrato un po' avvezzo ai motori, persone, nel caso di Lampedusa erano somali al mare, quindi gente abituata alla vita in mare, al porto, quindi a aggiustare i motori. Quindi è un immigrato che guida il barcone, e se dovesse succedere un incidente morirà insieme a loro. Se dovesse affondare la nave, la barca, il barcone, anche lui affonda. Quindi è un immigrato. Io lo chiamo scroccone, siccome è bravo con i motori e sa guidare, sa portare un'imbarcazione, il trafficante lo fa viaggiare gratis, non paga. Quindi gli dà un cellulare, un satellitare, tu porta avanti la nave fino a dove deve arrivare e hai fatto il viaggio gratis. Questo è lo scafista. Ogni tanto si presta a fare il capoghe, soprattutto in Libia, sempre ha preso un po' ruffiano verso il trafficante, quindi quello che riscuote, no, la quota di chi ha pagato o non ha pagato, quindi se c'è anche da maltrattare per conto del trafficante, lui si offre volontario, quindi è anche un lecchino, un ruffiano, ma fondamentalmente è un immigrato che vorrebbe venire in Europa senza pagare una lira. E quindi si confonde poi con gli altri quando vengono salvati? Sì, perché tanto non può tornare indietro. Non può tornare indietro, non ha mezzo. Che ne prende l'aereo per tornare. Non può, e infatti non torna. Sì. Lui è quello che guida. Quindi non è quello che organizza il traffico, non è il trafficante. Il trafficante è quello che mette tutta quella gente, che anche sopra, pur avido com'è, ne mette anche troppi, invece di 200 ne mette 500-600, perché comunque basta che pagano, li stipa lì e li manda. È diverso dall'estero. Quindi in Italia invece c'è la tendenza, siccome volutamente, non è che perché sono ignoranti, volutamente confondono scafista, tanto lo beccano sempre lo scafista, perché chi ha guidato un motoscafo, un'imbarcazione, gli altri lo sanno, appena arrivano, cioè chi ha guidato è lui, quindi è quello che viene, cioè lo viene beccato sempre. Infatti anche durante il governo Renzi, lui si dà le ali, noi abbiamo messo in galera 700 trafficanti, 700 scafisti, come se avesse risolto il problema del traffico degli esseri umani. Tu non hai messo neanche uno dei trafficanti. In tutti questi anni, quindi da Lampedusa ad oggi, che sono passati ormai 9 anni e passa,
non hanno mai, tu, con tutte le intelligenze in Italia, in Europa, no? Se non ci sono le intelligenze, cioè, ci sono gli inglesi che sono molto attivi, non hanno mai preso un trafficante, mai. Perché se prendessero i trafficanti veri e li mettessero in galera, il gioco potrebbe, c'è il rischio che potrebbe finire, ma siccome non deve finire, quelli non li prendono mai. Mettono questi poveri scafisti, che adesso hanno preso un 17enne per questa tragedia, e qualcun altro. Un 17enne, non è che ha organizzato lui il viaggio, non è che lui no, ha visto Forza Mare 4 e ha deciso il parto. No, lui è stato detto vai parti e forse neanche voleva ed è partito. E quindi Casarini sarebbe il tramite? Chi? Casarini. Casarini no, quello fa parte del... lui è un ONG, quello è un altro mondo a parte. Sì, però... lo apriamo il discorso... Anche lui è... No, è un altro mondo a parte, quello che forse è ancora più... sì, poi lo vediamo, perché nell'inferno, inferno e immigrazione, già dalla paura all'inferno, io mi sono ispirato al sommo poeta Dante Alighieri, prendendo in prestito la sua struttura scenica. Cosa ha fatto Dante per scrivere l'inferno? Ha inventato il suo mondo come un imbuto. No, verso la terra e ha messo in superficie il limbo, poi a scendere il primo girone, il secondo girone, fino al nono dei traditori, che è proprio quello vicino a Satana. Io ho preso l'imbuto di Dante, l'ho capovolto, l'ho messo quasi a una piramide e l'ho poggiato sul mare. Il limbo sta sul mare, che sono i poveri cristi che muoiono, che sono le vittime. E poi a salire i 9 cerchi, quindi al primo girone, al primo cerchio, ho messo scafisti, perché comunque si prestano, comunque sono responsabili. Certo, non gli avrei mai dato 30 anni di galera per quello che ha fatto, che ha guidato quella notte drammatica della Lampedusa, 30 anni. Allora se hai dato 30 anni a uno scafista che ha portato un barcone, vuol dire che tu darai che cosa al trafficante il giorno che lo trovi? Cioè, gli darai 100, come assaggi, 180 anni, non so, 200? Cioè sono cose, no, la giustizia a volte ti lasciano un po' perplesso. E quindi scafisti, trafficanti, e poi ci sono anche un altro, sempre del primo cerchio, cioè il trafficante, lo scafista, perché comunque collaborano, io l'ho messo nel primo cerchio. Immaginate adesso chi è al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al nono, no? Così a salire. Chi sono tutti quelli che in modo diretto o indiretto guadagnano, lucrano su questa immigrazione? Quando dico lucrano non intendo soltanto a livello di monetario, economico, ma anche chi ha un bacino elettorale, chi ha interessi di potere, di politico, mediatico, ci sono tanti modi per lucrare in questa faccenda dell'immigrazione, perché questa non è un'immigrazione naturale, come è sempre stata, ai tempi dell'Homo sapiens, Neanderthal, insomma, è iniziata lì l'immigrazione dell'uomo, no? Che è arrivato dappertutto. Questa non è quella normale, questa è un'immigrazione forzata, è indotta, è una... È una tratta degli schiavi. È una tratta degli schiavi, è proprio una deportazione di esseri umani. E quindi ci sono i protagonisti talmente tanti e numerosi che non per dare un senso, anche per non appesantire il testo, dovevo creare una struttura per inserirli tutti, senza fare confusione, ognuno per la sua responsabilità. Quindi Dante mi è stato di grande aiuto, e i cerchi, nel mio caso, lui ha vari peccati, no? Però nel mio caso sono
di responsabilità. Più si sale, più la responsabilità, come se c'è le mani in pasta su questa immigrazione che comunque è criminosa, che sta facendo, che sta non solo uccidendo in mare, ma sta uccidendo anche nel deserto, che noi non abbiamo nessun tipo di resoconto di quanti ne sono morti e non sono riusciti ad arrivare al mare, perché prima di arrivare al mare ci sono chilometri e chilometri di deserto, e quelle sabbie lì hanno sepolto tantissimi cadaveri di gente che è partita, no, per fare questo viaggio della speranza, pensando di migliorare il suo futuro, e non è nemmeno arrivata al mare per imbarcarsi, è rimasta sepolta tra le dune del deserto del Sahara. Quindi, e noi di queste persone morte lì in mezzo alla sala, non ci sono le cifre, non sappiamo quanti siano, quanti possono essere. C'è chi dice che sono la metà di quelli che sono sbarcati, e poi non abbiamo nemmeno la contezza di quelli che sono morti veramente inghiottiti da questo. Ormai è diventato un cimitero mediterraneo. Cioè, abbiamo soltanto, no, delle informazioni contraddittorie dei sopravvissuti. Cioè, quello che ti dice eravamo 250, l'altro dice no, eravamo 500, un altro dice 150, quindi non sai mai quanti erano. Quindi effettivamente non avremo mai certezza per ogni tragedia che è avvenuta, per ogni incidente, quanti ne sono andati giù e non sono più tornati su. Non ce l'abbiamo. Un giornale tedesco aveva fatto una specie di... ha raccontato, parlando con tanti immigrati, era riuscito a definire il numero, e fino a Lampedusa era una decina, di 10.000 persone. Da Lampedusa oggi invece abbiamo... diciamo, le cifre parlano dai 20 ai 25 mila persone. Cioè, da quella tragedia terribile sono passati 9 anni, ne sono morti dai 20 ai 25 mila persone. Quindi in totale finora quel maledetto mare ne ha inghiottiti almeno 30 mila persone, minimo. Immaginate 30.000. Questi incidenti tipo quello dello straccio, quello fuori, eccetera, succedono spesso, oppure è stato proprio un incidente? Allora, quello è stato un incidente, ce ne sono stati degli altri, ve ne do tre immagini, che adesso, tornando al discorso che faceva il signore delle navi, del 2017, 24 maggio 2017, c'è questa nave, è un barcone, come quello più o meno di Lampedusa, quindi di Regno. La prima foto, sono tre fotografie che voglio darvi. La prima foto, c'è il barcone in un mare piatto con a bordo sopra tantissime persone, proprio pieno zeppo, tutti che stanno lì in piedi perché non possono nemmeno sedersi. La seconda immagine è lo stesso barcone, sempre che galleggia. È una RIB soccorso della MOAS, la prima nave delle ONG che ha iniziato nel 2015, questo 2014 in realtà, nel 2015 poi sono arrivate tante altre, ma la prima che è arrivata nel Mediterraneo come nave della ONG è stata la MOAS. La MOAS è di questo americano, Catrambone, una moglie calabrese, lui americano, ed era un contractor che faceva assicurazione nei campi di guerra in Afghanistan, in Iraq, durante le guerre che hanno fatto gli Stati Uniti. Lui era un contractor che faceva l'assicurazione ai militari e ha fatto una fortuna, ha fatto talmente tanti soldi che si è trasferito a Malta e ha creato questa organizzazione, poi ha creato le cose offshore, insomma uno molto sveglio, legato comunque al mondo dei militari. Lui è il primo padrone di una nave ONG. E quel giorno, che cosa succede? Vedono questo barcone che ha fatto
che era quasi arrivato. Era quasi arrivato anche quello. Quindi la seconda immagine è la RIB soccorso, erano quei gommoni con motore che servono alle navi di muoversi per arrivare dai.